1903, 22 gennaio, beh, una giornata importante nella storia di Padre Pio. L'abbiamo ricordato ieri quanto era emozionato nel ricordo della sua vocazione religiosa nel 1965. Beh, quest'oggi, 1903, ore 9 del mattino, siamo a Morcone. Dopo 16 giorni dall'ingresso nel convento di Morcone, del noviziato, veste l'abito cappuccino, cambia il nome di battesimo in quello di Fra Pio da Pietrelcina. Non è più Francesco Forgione, ma è Fra Pio da Pietrelcina. Ricevono con lui il saio nello stesso giorno altri tre giovani, tra i quali un suo concittadino, Fra Filippo, ovvero Vincenzo Masone, Fra Sebastiano, Salvatore Pranzitella, Fra Anastasio, Giovanni Di Carlo. I primi due lasciarono il convento, mentre nel 1904, nella stessa data, il 22 gennaio, Fra Pio emette la professione dei voti semplici. Al rito assistono anche la mamma, il fratello Michele, zio Angelo Antonio. Erano le 11:45 nel convento, nelle mani del padre guardiano da Sant'Elia a Pianisi, emette la professione. La cerimonia è avvenuta, mamma Peppa, tutta commossa, lacrimante, l'abbraccia, lo bacia, gli dice: figlio mio, ora sei tutto figlio di tutto di San Francesco, che ti possa benedire. Ma nello stesso tempo, a vederlo tutto mortificato, senza dire una parola, le esce spontaneo dire ancora: ma figlio mio, ma che sei diventato muto? Appena vista mia madre, racconterà Padre Pio, mi sarei subito buttato a collo dandole tanti tanti baci, dice ancora Padre Pio, ma la disciplina del noviziato non lo permetteva.